Adesso parliamo di cultura. Il 15 aprile si terrà la prima edizione del premio intitolato a Carlo Solinas da parte dello spazio Sala a Sassari. Vediamo il servizio di Fabrizio Carruccio. Sabato 15 aprile è una data da puntare per gli amanti della danza contemporanea e non solo. È quella scelta per la prima edizione del Premio Internazionale di Arti Performative Sempatia. L'iniziativa dello spazio per artisti Sala, nato a Sassari fra il 2016 e il 2018, è intitolata alla memoria e alla figura dell'imprenditore Carlo Solinas. Si è sempre distinta, credo, per la partecipazione attiva e assidua alla vita culturale della città. Come presidente del Teatro Verdi ha accompagnato il teatro per 10 anni e ha dedicato veramente molto tempo, molta energia a portare avanti il nome, diciamo, del teatro. Sicuramente quello che noi siamo in grado di fare oggi si regge sulle spalle di quello che mio padre ha costruito, a partire da questo spazio, dallo spazio Sala, che è una cosa che mio padre aveva immaginato come uno spazio in cui noi potessimo effettivamente crescere, operare, e che si sta rivelando una risorsa incredibile per noi e spero per la città. Il premio in denaro sarà assegnato a una fra le 15 realtà artistiche, sia sarde che intercontinentali, residenti nello spazio Sala nel corso del 2022, con criteri che guardano più al valore umano che a quello tecnico. Entreranno nel merito delle modalità con cui gli artisti e le artiste si sono connesse con la comunità di Sala, con Sassari in generale, e quindi per le loro capacità di relazione, di empatia, di connessione, qualità che ci ricordano Carlo, insomma. E questo è il motivo per cui il premio si chiama Sempatia. Una cerimonia aperta a tutti con l'unica condizione dell'abbigliamento formale, anticipata da un aperitivo, e che proseguirà con il DJ set di MGH.